Vi svelo un segreto, non basta il Green Pass per viaggiare in Europa. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, in questo nuovo appunti di viaggio. Oggi parleremo, come vedete dal titolo, di Green Pass e non solo. Il video ce l'avevo già in previsione da un po', in realtà pensavo di farlo con il mese di agosto, visto che probabilmente cambieranno un po' di regole generali, ma visto il polverone che si è alzato con il blocco di alcuni passeggeri diretti in Grecia perché non avevano il Passenger Locator Form, ho pensato di dargli la precedenza. Considerate che la legge non ammette ignoranza, per cui se fate dei viaggi in fai da te, quindi non vi affidate ad agenzie o tour operator, non vale la scusa del nessuno mi ha avvertito. Andiamo però in ordine e vediamo per prima cosa che cos'è esattamente il Green Pass. Il passaporto digitale è sostanzialmente un QR code che attesta il verificarsi di una di queste tre condizioni. 1. L'avvenuta vaccinazione. Lo tenete già dopo la prima dose di vaccino, ma per viaggiare all'estero in Europa in quasi tutti gli stati vi verrà richiesto il completamento del ciclo vaccinale, quindi le due dosi per i vaccini più comuni. 2. L'avvenuta guarigione dal Covid da meno di 6 mesi. E numero 3, l'aver effettuato un test. In genere basta un test rapido da meno di 48 o 72 ore con risultato negativo, ovviamente. Potete scaricarlo facilmente tramite le due app Immuni e Io, oppure tramite il sito www.doc.gov.it. Ve lo lascio comunque scritto qui per essere sicuri, inserendo i dati della vostra tessera sanitaria e un codice che vi viene fornito nel momento in cui potrete scaricare appunto il vostro Green Pass. Tanto per farvi capire, vi faccio vedere un po' da lontano adesso sia che è girato. Questo qui è il mio e ce l'ho appunto anche avendo fatto soltanto la prima dose di vaccino. Il Green Pass vale in tutti gli stati dell'Unione Europea, a cui si aggiungono in questo momento Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Svizzera. Fate molta attenzione perché il Regno Unito, dopo la Brexit, non ha delle regole allineate con quelle dell'Unione Europea. Anche qui direi ovviamente. Per cui considerate che le regole innanzitutto cambiano di settimana in settimana e che ci sono delle piccole variazioni da stato a stato, vediamo in generale cosa bisogna fare per partire tranquilli appunto e non avere brutte sorprese in aeroporto. La primissima cosa da fare è controllare i siti ufficiali. I siti più attendibili in questo caso sono Reopen e Viaggiare Sicuri. Vi faccio vedere infatti un esempio che riguarda appunto la Grecia a schermo e su entrambi i siti vedete come è sottolineato il fatto che bisogna compilare il Passenger Locator Form con un po' di anticipo per quanto riguarda la Grecia, appunto è una cosa specifica per questo paese. Per cui quando avete intenzione di prenotare andate su uno di questi due siti, controllate quali sono le regole specifiche per la vostra destinazione. In alternativa potete affidarvi ai siti degli enti del turismo dello stato di destinazione. Questo punto peraltro vi consiglio di applicarlo anche se viaggiate in una regione diversa dalla vostra in Italia. Perché per esempio per un po' di tempo fa per quanto riguarda la Sardegna c'era bisogno di un'autocertificazione ad hoc, quindi controllate anche lì il sito della regione o comunque sia il sito dell'ente del turismo della regione che dovrebbero essere aggiornati. Numero 2, ora come ora è fondamentale avere un'assicurazione di viaggio, in particolare trovatevi un'assicurazione che vi copra in caso di positività al Covid prima del rientro e che vi anticipi i soldi per poter effettuare la quarantena nel paese in cui siete. Numero 3, una volta che sapete quale documentazione vi serve, dovete prendere e compilarla tutta, anche con un po' di anticipo, in modo tale da non avere brutte sorprese. Appunto, per la Grecia il Passenger Locator Form va compilato almeno con 24 ore di anticipo, mentre per rientrare in Italia vi basterà anche compilarlo sul momento.
Numero 4, se avete bisogno di un tampone anche per rientrare in Italia, il consiglio è quello di trovare un test center già prima di partire, in modo tale da non avere rompimenti di scatole quando siete in vacanza. Numero 5, se partite per periodi piuttosto lunghi, anche le canoniche 2 settimane in realtà, gli ultimi giorni cercate di aggiornarvi su se ci sono dei cambiamenti per quanto riguarda le regole per il rientro in Italia e soprattutto compilatevi anche qui con un po' di anticipo il passenger locator form. Numero 6, quando rientrate dovete dare comunicazione all'ASL del vostro rientro. L'ASL non è quella specifica della vostra zona, quindi magari fate una telefonata all'ospedale più vicino a voi e sapranno sicuramente darvi il numero da chiamare se non sono proprio loro gli addetti. Ragazzi, spero che il video vi sia risultato utile e interessante. Ci tengo a ribadire che vanno controllati i siti ufficiali, appunto, in particolare Reopen e Viaggiare Sicuri, che sono quelli un pochino più aggiornati. Questo in particolare se viaggiate con viaggi che vi create da soli, perché le eccezioni sono molte ed è veramente impossibile affrontare tutte le varie casistiche in un video unico. Per contribuire a diffondere il video, oltre a condividerlo, potete anche semplicemente lasciare un like e commentate qui sotto con l'emoji che comparirà qui in questo momento. Se non siete iscritti, iscrivetevi e attivate anche la campanella in modo tale da ricevere una notifica ogni volta che carico un nuovo video. Qui sotto in descrizione trovate link a tutti i miei social per seguirmi in diretta nelle mie avventure. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video e, come al solito, vi dico, have a nice life!